questo. Gianluigi, tosto a Effetto Venezia, per te è il debutto, un debutto direi con i fiocchi. Regia e interpretazione colossale, lo posso dire, dell'Iliade. Com'è andata? Sì, ma bene, bene, sono molto contento. Era effettivamente un esperimento nuovo per me, perché io sono abituato a fare questi spettacoli da solo, in dei luoghi anche molto protetti, molto concentrati. L'ultima volta è stata l'estate romana, l'estate fiesolana, quindi nel Teatro Romano di Fiesole. Grande raccoglimento e tutto, e qui allora in questa situazione molto più aperta di Effetto Venezia, meravigliosa nella sua anche follia volendo, allora ho voluto rinforzare lo spettacolo con queste presenze dei musicisti. Ho chiesto a Claudia Bombardella di curarmi la parte musicale, di svilupparla, che già c'è nello spettacolo da solo, però lei me l'ha ampliata, e poi ai danzatori coordinati da Angela Torriani Evangelisti di sviluppare una parte coreografica. E quindi sono grato veramente a tutti quanti, ai suonatori di djembe che ci hanno raggiunti oggi pomeriggio, si sono aggiunti all'ultimo momento in questa creazione. Sono grato veramente a tutti quanti di avermi aiutato a fare una cosa molto bella, sono molto contento. Una sfida vinta quindi con una potenza sul palco eccezionale. Beh sì, questo poi insomma mi sembra, ecco, dalle reazioni del pubblico che assolutamente sia stato così, nonostante la ruota panoramica sullo sfondo, che devo dire per chi sta sul palco è un'incombenza notevole, però no, la concentrazione anche del pubblico mi ha aiutato molto, perché comunque alla fine non si muoveva quasi un'anima, veramente in una situazione così ci poteva essere molta più confusione, invece tutti immobili. Possiamo dire che il tuo modello sarebbe da esportare nelle scuole, come metodo di insegnamento? Allora, gli spettacoli girano già tantissimo nelle scuole, sono 10 anni che giro tutte le scuole di Firenze e in parte anche un po' della Toscana, negli anni passati sono stato anche a Livorno, al liceo Enriquez soprattutto, e continuo, perché è un'attività per me importantissima, quella con i ragazzi delle scuole. Questi sono ovviamente poemi che loro studiano, e allora farglieli amare in un altro modo, avvicinarglieli con questa potenza qui, per me è veramente un po' una mia piccola missione che in questi anni sto portando avanti. E poi anche ovviamente nei teatri di giro, insomma, sono spettacoli che sono stati anche all'estero, sono stati anche apprezzati, devo dire, da persone che non capiscono una parola di italiano, però la parte musicale li ha conquistati, tutta la parte gestuale anche, e la forza che c'è. E adesso la Divina Commedia. No, la Divina Commedia l'ho già affrontata per le scuole, sì, ho fatto una lezione spettacolo sulla Divina Commedia, anche quella con tutta una parte musicale però registrata al computer, e no, per le scuole c'è la trilogia, Iliade, Odissea, Eneide, più anche degli altri spettacoli più moderni, testi più moderni. Senti, per concludere ci devi dire come si fa a ricordarsi in un'ora e mezzo tutti questi testi. Ma qual è il segreto? Mestiere e tanta ripetizione, non c'è nessun segreto particolare. Io personalmente mi fanno spesso questa domanda e io rispondo sempre che non ho nessuna tecnica particolare per la memorizzazione. La tecnica è ripetere, e poi la memoria si fortifica molto con tutti i gesti, con tutti gli strumenti che vengono suonati, con le intonazioni. La memoria di un attore è sempre una memoria molto complessa, colpisce molto quella del testo, ma in realtà la memoria è complessiva di tutto ciò che fa lo spettacolo. Bene, grazie, speriamo di rivederti presto. Grazie a voi, grazie.